Enrico Cerbella, tecnico del Trestina, prima domanda d'obbligo, smaltita la rabbia per la sconfitta di Sansepolcro. Sì, già da lunedì diciamo che era tutto tornato normale, anche perché logicamente ci dobbiamo concentrare sul prossimo impegno. Non era rabbia, era semplicemente la tensione, che è una partita a cui ci tenevamo. Ecco, è solo quello, però assolutamente massima tranquillità. Poi, ripeto, finita la partita, già un quarto d'ora, 20 minuti dopo, siamo tornati più o meno tranquilli. Decisioni pesanti del giudice sportivo per quanto riguarda la sua persona, per quanto riguarda anche alcuni dirigenti e per i giocatori, perché Morvidoni e Goretti si aggiungono ad Alessio, Nicola Ceccagnoli, che non disputeranno la partita contro la Volunta Sassuolo. Vediamo dal lato positivo, il minimo che potevano prendere era una giornata, visto che c'è stato comunque il cartellino rosso, perciò da quel punto di vista è andata bene. Per quanto mi riguarda, diciamo che oramai succede spesso e volentieri che gli arbitri riportano a referto cose che realmente poi non accadono precisamente in quel mondo. Però va bene, ci sta, diciamo che ecco, l'allenatore. Se riesco a preparare bene la partita durante la settimana, poi la domenica, è meno importante che un giocatore. Preferisco aver preso una giornata più io, magari un Goretti che rischiava di prendere anche le 2 giornate, magari averlo solo fuori per una giornata. Che partita sarà quella contro la Volunta Sassuolo, squadra in forma che in più ha preso anche Gammaidoni? Una partita per quanto ci riguarda, come quella di Sansepolcro, andare a affrontare con la voglia di comunque di far bene, di continuare a cercare di mettere in campo quello che durante la settimana proviamo. A Sansepolcro ci siamo riusciti in diverse occasioni, se saremo un pizzico più diciamo, fortunati a Spoleto potremo portare via magari quel punto o quei punti che ci possono servire per chiudere ancora meglio questo girone d'andata. Preoccupato per l'emergenza, appunto, squalifiche? Ho un rientro di Vinagli che era influenzato domenica che non avevo a disposizione, andrà a sostituire Morvidoni, perciò diciamo che non è un'emergenza da un punto proprio di vista della squadra che scenderà in campo. Probabilmente magari non avremo grosse possibilità di fare cambiamenti durante la partita, perciò dovranno essere bravi i ragazzi che scendono subito dall'inizio.